Eccoci, siamo ritornati sempre qui in onda sulle frequenze di Radio Radio sul canale 915 di Sky. Mettilo un po' più da vicino. Allora, guarda, ho questa. No, però qui questa già è bella, Questa già è bella. Scusate, ma sto portando avanti. Scusate un attimo, dire. Guarda, Vale, lo stai sottovalutando. Ti spiego. A me non piacciono. C'ha un po' la faccia larga. Capito? Certo. Un po' molto tonda. Tondo. Ma perché si rasa? Perché se no. Forse quella foto. Quella molto la faccio vedere. Hai già capito lì. Ah, bella. No, qui viene, mi aspetta, che no, da qua. Qui era ancora piccoletto, quando era piccolo. Non è il mio qui tipo. Qui quando era piccolo. Va poi bene. Un po' biondino così. Dai. Ma come fai a dire di non no? Non è proprio il mio tipo. Non è, ma allora, lasciamo perdere il tuo tipo. Pure a me piacciono quelli mori con gli occhi verdi. Poi che c'entra? Guarda un attimo. Non mi aggrada. Niente De Rossi. Io ci ciao, sto amici. Provando in tutti i modi. Che ma bello. Valeria, a noi piace avervi con noi. E al 338-89-00508 ovviamente dicono: mica me paghiamo per vedere le foto sozze dei calciatori. C'hanno ragione. Ma perché no? Andate insomma qui. Scusami, un attimo. Guarda solo questa. Che cos'è? E poi andiamo avanti. E questa è Totti. Questa è Totti, no? Sicuramente e questa, chi? Ma dai, questa non è una. Ma chi è questo maiale? Ma dai, ma sei un maniaco, Michelangelo. Ci ha messo una col sedere di fuori. Ma sei veramente un maniaco. Ma chi è comunque? Ma scusa. E ovviamente si è alzato esultando così nel pieno della sua solitudine. Ci arriva un messaggio: visto che non trovate il più bello della Roma, vi dico io chi. Firmato Ilary Blasi. Piantatela. E Glenn dice: io sono moro con gli occhi verdi. Glenn, ho visto anche tua moglie, piantala. Ah, bene, si procede. Un bel ragazzo. Allora, Glenn, un molto bel ragazzo, carino. Molto carino. E tra l'altro, mi ricorda qualcuno, devo riuscire a capire chi è. Glenn, sì. No, dico, ti ricordo. Mi ricorda qualcuno? Pasquale. No, è la stessa persona. Ah, ecco, no, perché devo riuscire a capire. Comunque, scherzetto, do il gesto scherzetto. 20 marzo, il 20 di marzo è il 79esimo giorno. Al 79, che c'è da ridere su 79? Ah, il dopo. Vi dicevo, il 79esimo giorno del calendario gregoriano. Angelo, che fai oggi? Ma che fai? Ieri appuntamenti? Ma tu non stai bene. Maledio. Ultimo giorno d'inverno. Fantastico. Piantala con queste leggende. Oggi è il primo giorno di primavera. No, è l'ultimo giorno d'inverno. No, è il primo giorno di primavera, allora l'hanno detto. Vedi, allora lo dice pure Max. Allora litighiamo perché lì che c'entra? Adesso vogliamo o vedere. Vuoi cancellare? Cazzottone in diretta. Vai. Che c'entra, Vale? Dice non l'ho scritto io, era scritto qua sopra. Che vuol dire? O cancelli? Fai entrare Valentina in diretta con tutto il nervosismo che la sta contraddicendo. No, perché poi ci tira. No. Fa una lotta brutta. È una storia lunga. Andiamo agli eventi. Intanto, Angelo, se vuoi risponderci così vi organizzate uscite. E oggi? Eventi. Vieni a cena con me? Ecco qua, oggi non. Sì. Eventi. 1800. Alessandro Volta rende pubblica l'invenzione della sua pila. 1852 viene pubblicata la capanna dello zio Tom. Carino. 1916 Albert Einstein pubblica la sua teoria della relatività. 1969 John Lennon sposa Yoko Ono. Andiamo ai compleanni, perché nel 1933 nasceva Azeglio Vicini, ex calciatore e allenatore di calcio italiano.
Nel 1957 un grandissimo regista, Spike Lee. Buon compleanno, Spike! E oggi più che mai ci sono delle persone da ricordare, persone che se ne sono andate. Nel 1994, Ilaria Alpi, giornalista italiana. E saluto a tal proposito un mio amico che ha fatto uno spettacolo bellissimo sulla vera storia di Ilaria Alpi e il suo caso, Vittorio Continelli. Un bacio e complimenti per il tuo lavoro. Continuate a scriverci 338-8900-508. Lo straniero più laziale Vucinic, va bene, andiamo e procediamo. Allora, ci sono delle notizie strane, io ce n'ho una particolare, ve lo dico, però insomma io oggi non, no, ma io pure, cioè nella tranquillità, però prego, vado? Sì, se vado. Vuoi, vado. No, vediamo altre foto, come vuoi. No, dai. Secondo la cronaca fatta dall'agenzia Associated Press, tutto è cominciato quando Barrett è incappato in una pattuglia della polizia impegnata in un normale controllo stradale. Probabilmente sotto l'effetto della droga, nella sua auto si è ritrovato del crack e una pipa per fumarlo, probabilmente. Strano però. Beh, è un uomo che abusava, insomma, chi non ha una pipa per fumare il crack in macchina? L'uomo ha deciso di non fermarsi all'alt ed ha iniziato la fuga. A quel punto si è immesso nel traffico come una scheggia impazzita fatta di crack, aggiungo, e tra le altre cose ha attraversato diversi incroci con il rosso, ha travolto un'altra auto e si è scantato contro una recinzione abbattendola. Il numero esatto delle infrazioni e delle relative multe non si sa di preciso, ma i reati più gravi commessi sono più o meno una cinquantina e si è beccato una 50 multe nello stesso giorno. Ma non so, voglio dire, stavo fumato di crack. Sei pronta? Ma io intanto... No, guarda, ti faccio vedere questo al volo, eh. Proprio al volo, perché questo mi è rimasto nel cuore nonostante facesse parte una serie di vedi, adesso lo vedi rosso nero, però prima non era rosso nero, aveva tutt'altri colori. Basta, eccolo qua. Non è il mio tipo. Dale, manco onesta. Ho capito. Via pace, però. Fammi vedere una foto di cacà. Dopo. Dai. Ho dato fuoco all'hotel dove era in programma la mia cerimonia, così avrebbe confessato. Sì, praticamente questo non si voleva sposare. Vi racconto la storia. Ha dato fuoco all'hotel dove erano in programma cerimonia e ricevimento per evitare le nozze. È accaduto domenica mattina. Adesso, ecco, in un albergo della prefettura di Yamanashi, a ovest di Tokyo. Certo. Tatsuhiko Kawata, questo è il nome del protagonista di 39 anni, si preparava da tempo al matrimonio quando era tra l'altro già sposato, quindi già Kawata mi puzzava un pochino. Oh, pensavo che se avessi provato ad incendiare il tutto avrei evitato la cerimonia, avrebbe raccontato alla polizia secondo quanto riporta il quotidiano Yomiuri. Kawata e la sua fidanzata avevano da tempo fissato l'evento prevedendo la partecipazione di 80 ospiti, ma messo alle strette l'uomo ha deciso di puntare tutto su un atto scellerato che per fortuna non ha causato vittime. Evacuato l'edificio, il colpo di scena, comportamento troppo sospettoso, così Kawata, dopo brevi riscontri, per lui è scattato l'arresto. Ma con tanto di confessione. La domanda del giorno è: dopo l'incendio lui se l'è cavata? No, beh, che cazzo, è veramente una stronzata questa. tremende. Tremende. Andiamo a vedere altre foto, simpatiche immagini. Oh, andiamo. Che bello. Chi ci proponi? Qua non si vede una riga qui, no. C'è errore. È una riga scritta. Comunque, ma dai, come fai a dire di no? Proprio no, proprio zero. Ma ce ne faccio da bamboccioni. Da bamboccioni? Ma che ci fai? Valeria! Che ci fai? Ma sei impazzita? Ma dai, ma su. Ma come, ma no, ma tieni, guarda che c'è. Quella! Ma che è? Una statua? Ma è inguardabile. Ma no, ma troppo, ma dai, ma c'ha 15 anni, ma ti arrestano pure con cagà, sì, ma piantala. Ti arrestano. Beh, che mi arrestano, non credo. Ti arrestano. Alla sua età, ora anche le... Fidati, ti arrestano. Vediamo un po'. Vabbè, comunque. Ti arrestano, stai attenta. No, attentina. Ma non è vero. Ti arrestano. Ma assolutamente no. Va bene, comunque... voi continuate a scriverci, questo è il concetto che vogliamo comunque così diffondere. 338-8900-508. Questo è il numero per i vostri SMS. Se volete potete inviarci delle foto per dire chi è Melkin. Chi ti va? Chi ti va? No, chi è meglio, chi è peggio. Ah, inviate delle foto, noi ci organizziamo. Volevo dire che sono arrivati un sacco di documenti da parte di Mimmo Prota. Che bei momenti. Questa è una cosa, noi ve la buttiamo lì, quindi è come dire, rimanete pronti. Rimanete allerta, perché ecco, ci potrebbero essere delle notizie sensazionali che non vi aspettereste nessuno mai.